Appassionati in visione all'ascolto, buonasera da Stefano Chini. Le immagini che vedete con l'assistenza tecnica di Franco Sorrentino vi giungono dallo stadio Centro Sportivo Piavati, via Cesper a Bologna. Siamo nel quartiere di Corticella, si affrontano il Prato in completa casacca azzurra che attacca da sinistra a destra della nostra postazione che si trova nella tribuna centrale, l'unica presente qui al Piavati, invasa da tanti tifosi biancazzurri e anche delle consuete bandiere che ovviamente ci ostruiscono la visuale. Prato che affronta il Corticella in maglia arancione che invece attacca da destra verso sinistra. Il Prato che subito cerca di fare la partita, si gioca da 45 secondi, biancazzurri con molte assenze, tre squalificati, Trovade, Cela e Mobilio, che sono comunque presenti a sostenere la squadra qua in tribuna, poi infortunati vari come Giuffrida ad esempio e come Angeli. E dunque la formazione scelta dal tecnico Lucio Brando è la seguente: Bertini in porta, quindi il numero 2 Nizzoli, il numero 5 Colombini, il numero 6 Cecchi, il numero 8 Aprili, poi il numero 9 Diallo, il numero 21 Del Rosso, il numero 23 Nicoli, il numero 42 Quasi, il numero 44 Ibrahima Ba, il numero 99 Cinconi. Per quanto riguarda il Corticella del tecnico Miramarei, che ha 3 punti in più rispetto al Prato, schiera la seguente formazione con i classici numeri dall'1 all'11, Bruzzi estremo difensore, quindi c'è una Menarini, Shmangui, Cudini, Ferraresi, Ubakente, che è anche il capitano, Sadek, Trombetta, Campagna e Larib. L'arbitro della partita è il signor Michele Piccolo di Pordenone, i suoi assistenti Ares Beggiato di Schio e Lorenzo Gatto di Collegno. A disposizione di Lucio Brando ci sono i due portieri Fontanelli, classe 96, e Falsettini, classe 2003. Poi c'è Sciannamè in panchina, che ha avuto qualche problema fisico in settimane, non è fra i titolari. Rivediamo finalmente Frugoli che va in panchina, quindi Renzi, Campaner, Soldani, Petronelli e Bartolini. Possiamo entrare ovviamente a raccontarvi quello che succede qui al Piavati. Sentite in sottofondo i tanti tifosi biancazzurri che prima dell'inizio della partita hanno rivolto un commovente ricordo verso Alberto Palagi, che è lo storico fondatore del club più importante, tra i club certamente più importanti della curva Ferrovia, uno dei più antichi, Alberto Palagi, e ci ricordiamo lo striscione White Chaos che arrivò nel campionato 84-85. Mentre intanto seguiamo l'azione del Corticella con Trombetta che è in area di rigore, cerca di farsi spazio sulla corsia di destra, la palla termina in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina in favore della formazione di casa, formazione bianco-celeste che oggi indossa una casacca completamente arancione, calcio d'angolo che sarà battuto alla sinistra dell'estremo difensore Bertini e va sul punto di battuta il classe 97 maglia numero 93 Menarini. È lui che si prepara ad effettuare la battuta, ecco lo spiovente con il destro in piena area di rigore, la palla taglia 16 metri biancazzurri, viene raccolta da Ubakente, punta Aprili, c'è un tentativo di Ubakente sporcato da Aprili, pallonetto che Bertini va a deviare in calcio d'angolo, chance dunque dopo 4 minuti, il tentativo di Ubakente, un tiro senza grosse pretese, la palla è stata in qualche modo toccata da Aprili, bravo Bertini a deviare in calcio d'angolo la palla che si stava indirizzando sotto l'incrocio dei pali. Secondo angolo per il Corticella, già battuto, allontana la difesa biancazzurra, ma la palla rimane ancora alla formazione di casa con Ceuna che allarga sulla sinistra verso Menarini, poi adesso è Ferraresi che si avvicina al limite dell'area di rigore, allarga sulla corsia di destra verso Ubakente, alle prese con Nicoli ed è il capitano della formazione biancazzurra che affronta l'altro capitano Ubakente gettando la palla in calcio d'angolo, tiro dalla bandierina in favore del Corticella che ne ha già raggranellati 3 se non ho fatto male i conti. Terzo tiro dalla bandierina per la formazione oggi in maglia arancione, calcio d'angolo che sarà battuto nuovamente alla sinistra di Bertini. Si
prepara Menarini ad andare all'esecuzione, area intasata di giocatori, c'è un colpo di testa tentato da Ferraresi, non ci arriva, dalla parte opposta raccoglie Ubakent che rimette in mezzo, bravissimo Bertini che svetta e abbranca in presa alta il pallone. Concludo a proposito del ricordo che i tifosi hanno fatto verso Alberto Palagi, fondatore dei Wild Chaos, ci ricordiamo lo striscione apparso nel corso della stagione 84-85, quella con Maurizio Bruno in panchina che si concluse con la promozione in Serie C1 grazie alla vittoria nello spareggio di Modena contro l'Alessandria, una delle partite più belle in assoluto e più emozionanti che io abbia mai visto, includendo gare di Serie A e di Coppe Campioni che ho visto dal vivo. È stata una gara a un certo punto drammatico, un campionato che il Prato aveva stravinto. Poi l'Alessandria riuscì a portarci allo spareggio, andarono in vantaggio con il gol di Marescalco che poi l'anno dopo arrivò a Prato. I biancazzurri riuscirono a ribaltare, ad andare sul 3-1 con Telesio, Ravot e Ceccaroni, poi ci fu un 3-2, il Prato portò in fondo la vittoria e in curva c'era lo striscione degli Wild Chaos, gruppo appena creato da Alberto Palagi che purtroppo prematuramente non è più con noi. Possiamo entrare in cronaca, 6 minuti di gioco, 0-0, inizio favorevole alla formazione del Corticella che ha pressato la squadra biancazzurra all'interno della propria metà campo, ma un Prato che sta controllando comunque il tentativo di forcing da parte della formazione di Miramari. Intanto il nostro Franco Sorrentino sta facendo i salti mortali per cercare ovviamente di captare qualcosa fra i bandieroni degli Ultras e dei Wild Chaos che stanno sventolando sotto la tribuna del centro sportivo Biavati. Il Prato beneficia adesso di un calcio di punizione, siamo all'interno del cerchio di centrocampo con Colombini che ha scambiato nella zona di Cecchi, ancora Colombini, controlla il pallone, lo allarga sulla destra per Nizzoli. Sarà determinante anche vedere cosa accadrà sulla corsia di sinistra dove ci sarà l'incrocio fra i due capitani Nicoli e Ubakent. Ubakent, giocatore molto pericoloso nelle file della formazione del Corticella. Intanto Ciccone fra le linee riceve, sponda per Diallo, ancora Ciccone, controlla il giocatore biancazzurro, cerca di imbucare per Nicoli, c'è la chiusura da parte di Sceuna, poi allontana definitivamente Ferraresi che spedisce in profondità. Si salva ovviamente la difesa poi biancazzurra che esorcizza il tentativo di ripartenza da parte del Corticella. Siamo esattamente all'ottavo minuto, risultato di 0-0 al Biavati tra Corticella e Prato, c'è il controllo da parte della formazione di casa con Chamangui che manovra all'altezza dei propri 16 metri, biancazzurri fra le due tre quarti a cercare di fare densità, a cercare di limitare ovviamente il fraseggio da parte dei giocatori in maglia arancione, ancora Chamangui che dà l'indietro per il portiere classe 2000 Bruzzi, attaccato da Diallo, allontana il portiere del Corticella, colpo di testa di Cecchi all'altezza del cerchio di centrocampo, c'è il recupero poi di Ferraresi che poi prova il lancio in profondità proprio per Ubakent, è in vantaggio Nicoli che non vuole correre rischi, Bertini aveva chiesto palla, Nicoli chiede scusa al portiere, ma visto che anche il campo presenta gibbosità varie generosamente disposte su tutto il campo, Nicoli ha preferito gettare direttamente in fallo laterale, quindi rimessa in gioco per il Corticella, rimessa già eseguita, siamo sulla corsia destra d'attacco della formazione di casa, c'è il recupero però di Del Rosso che allontana facendo carambolare il pallone in fallo laterale, quindi rimessa in gioco per la formazione del Prato. 0-0 ancora il risultato con un unico tentativo che possiamo registrare nel nostro taccuino, quello di Ubakent, il suo tiro sporcato, palla che si è impennata e Bertini che per non correre rischi con un colpo di reni, o meglio alzando il braccio, ha deviato in corner. Intanto si manovra all'altezza della nostra tre quarti con Colombini che lancia in avanti per Diallo, vorrebbe un fallo Chamangui che reputa di essere stato spostato irregolarmente dal nostro centravanti, ma il direttore di gara, il signor Michele Piccolo di Pordenone, gli facendo di proseguire senza problemi, anche perché comunque il pallone era andato nella disponibilità del portiere Bruzzi, mentre nella prosecuzione dell'azione
sul rilancio in profondità c'è stato un fallo a metà campo da parte di un nostro giocatore e c'è quindi il calcio di punizione in favore del Corticella. Siamo al decimo minuto, il risultato è sempre quello di partenza, 0-0 tra il Corticella ed il Prato. 32esima giornata di campionato, ricordo che domenica prossima il torneo sarà fermo per l'impegno nella Viareggio Cup della rappresentativa di Serie D, ci sono anche vari giocatori biancazzurri in prestito in qualche altra squadra, dunque partecipante a questo prestigioso torneo, un tempo soprannominato Coppa Carnevale, dunque pausa in Serie D che tra l'altro era stata programmata la settimana scorsa. Per la settimana scorsa, poi la modifica al calendario della Viareggio Cup ha fatto spostare anche le date della Serie D. Ricordo che poi si ritornerà in campo con la gara casalinga contro il Real Forte Querceta con il nuovo orario. Intanto attenzione, c'è l'attacco del Corticella con Campagna sulla sinistra che mette in mezzo Ubachente, ci prova ma è fuori gioco. Aveva effettuato un pallonetto davanti a Bertini che comunque per la cronaca era finito sul fondo, ma si era alzata la bandierina del signor Ares Beggiato di Schio. Posizione di fuorigioco, Ares Beggiato che opera non davanti alla nostra postazione dove solitamente c'è il primo collaboratore ma opera dall'altra parte perché il primo collaboratore è sempre quello che si trova all'altezza delle panchine che oggi sono diametralmente opposte alla nostra postazione dove si trova Franco Sorrentino che vi sta garantendo le immagini qui dal centro sportivo Biavati, ovviamente in condizioni molto molto precarie. Intanto c'è un lancio in avanti per Diallo, sulla traiettoria del passaggio c'è Cudini che riesce a scambiare in direzione di Bruzzi e può quindi recuperare l'estremo difensore della formazione del Corticella. Pallone per il vice capitano bolognese Cimangui che controlla, ritmi che non sono elevatissimi in questi primi 12 minuti nel corso del primo tempo, con il risultato ovviamente inchiodato sullo 0-0 tra Corticella e Prato. Dicevo, poi si ritornerà in campo con il nuovo orario che sarà quello delle ore 15 a seguito dell'entrata in vigore dell'ora legale, quindi si sposterà di mezz'ora il calcio d'avvio dalle 14.30 alle ore 15. Poi non si giocherà per Pasqua bensì il giovedì santo, il Prato sarà impegnato a Sorbolo in trasferta sul campo del Lentigione. Noi ovviamente ci saremo per garantire immagini e commento al seguito della squadra biancazzurra che, ripetiamo, domenica prossima sarà a riposo come tutto il torneo. Intanto c'è un pallone lanciato in profondità nei pressi dell'area di rigore del Prato, arriva Bertini che riesce ad allontanare, cerca di scambiare per Diallo ma c'è Cimangui che riesce ad anticiparlo. È il Corticella che sta tenendo più palla in questi minuti iniziali della partita. Ferraresi, però è buona la pressione della nostra formazione. Adesso c'è una palla persa da Cudini che favorisce il recupero di Quassì. Avanza Quassì, Quassì si avvicina al limite dell'area, l'imbucata per Cecconi. Ciccone, si allunga la palla, poi c'è il tiro. Gol, rete. Diallo al tredicesimo. Il Prato in vantaggio con Diallo. 1-0, c'è il vantaggio della squadra biancazzurra con Diallo al minuto 13. 1-0 per il Prato. Ed è il risultato che si sblocca con una fiammata da parte della formazione biancazzurra. Una palla persa da Cudini. Il lancio per Ciccone che si era portato a tu per tu con Bruzzi. Poi, visto che aveva difficoltà ad andare al tiro, saggiamente ha dato per Diallo che ha segnato al tredicesimo il vantaggio del Prato. 1-0, gol di Diallo. Cinica, spietata la nostra squadra che ha fatto tenere palla al Corticella. Poi su un'azione di contropiede l'assist di Ciccone ed il gol di Diallo. Dunque 1-0 per il Prato. Dunque per la formazione biancazzurra che è stata bravissima ad attendere, ad aspettare e a fulminare così il Corticella. Dunque cambia il parziale al Biavati, 1-0 per la formazione biancazzurra, il gol di Diallo. Siamo adesso al quarto d'ora, 1-0 dunque per il Prato.
che è stato attento, bravo a controllare il possesso palla del Corticella, ma aggressivo soprattutto a metà campo. Cudini dentro il cerchio mediano ha avuto difficoltà a controllare un pallone verso il quale era stato indirizzato. Ottimo il recupero biancazzurro, lancio improvviso per Ciccone che si è portato davanti a Bruzzi, si era leggermente allargato, forse il pallone ha avuto anche un rimbalzo strano a seguito delle giposità presenti sul terreno di gioco. Ciccone è stato bravissimo, freddo, a consegnare un cioccolatino per Diallo che da distanza ravvicinata ha messo dentro il gol dell'1-0 per la formazione biancazzurra. Intanto c'era proprio Ciccone che se ne stava andando via in questo frangente, ma c'è stato un fallo commesso sulla tre quarti campo ai danni di un giocatore del Corticella e quindi Piccolo è intervenuto assegnando la punizione per la formazione allenata da Miramari. 1-0 dunque per la squadra laniera con il gol siglato da Sheriff Diallo. Palla che spiove intanto dopo questo calcio di punizione nel cuore dell'area di rigore del Prato, fra i bandieroni biancazzurri ci sembra di aver scorto la testa di Colombini che ha allontanato. Nella metà campo c'è stato il recupero ad opera di Ferraresi che poi ha appoggiato all'indietro verso Menarini. Cudini controlla il numero 5 della formazione legnera, Diallo si volta verso i suoi compagni e dice salite, pressiamo. Intanto attenzione al lancio di Menarini che allarga sulla corsia di sinistra per la riba e cerca di tenere in gioco il pallone, non vi riesce, la sfera ha varcato il confine corto del terreno di gioco e dunque ci sarà il rinvio per la formazione laniera ed è Bertini che raccoglie la palla pronto a collocarla sul vertice piccolo della propria area. Con la collaborazione di Colombini si prepara ad effettuare il rilancio, ecco il rinvio di Bertini con il destro, palla sulla corsia laterale per Nicoli davanti alle panchine, Nicoli anticipa tutti di testa ma la palla viene raccolta dai giocatori in maglia arancione e poi recapitata nella zona di Bruzzi, il portiere del Corticella. A metà campo bravissimo Thomas Zac Kwasi, maglia numero 42 che recupera, adesso alle prese con Sadek, prova il lancio per Diallo ma in vantaggio c'è Cimangui, la palla arriva a Bruzzi, mentre stava inseguendo il pallone Diallo è finito giù, forse ha incrociato i tacchetti con un difensore del Corticella, l'arbitro ha lasciato correre mentre intanto c'è contropiede con Obaket dall'altra parte, siamo già sul fondo, parte il cross a cercare Trombetta sulla traiettoria del passaggio, bravissimo Bertini che arriva a controllare il pallone gettandosi sullo stesso, adesso pressione del Corticella sul rinvio ma il Prato si libera bene del pallone con Nicoli che ha scambiato verso il rientrante del Rosso che però perde palla, poi torna nuovamente del Rosso su Sadek e va giù, vediamo cosa dice l'arbitro, un fallo laterale, intanto attenzione del Rosso e Sadek faccia a faccia. Il signor Piccolo va a rimproverare il numero 8 del Corticella che dopo essere stato toccato dal Del Rosso è andato viso a viso di fronte al nostro numero 21 ma l'arbitro non aveva segnato alcun calcio di punizione bensì una rimessa laterale alla squadra del Corticella che è già stata effettuata ma la palla in profondità è stata raccolta da Nicoli che ha allontanato nella zona di Diallo, cerca di andarsene Diallo che interviene irregolarmente su Cudini che stavolta va in anticipo e subisce anche il fallo dal nostro centravanti che vi ricordo è l'autore del gol che sta consentendo al Prato di vincere qui allo centro sportivo Piavati di Bologna, quartiere Corticella, contro appunto la formazione di casa allenata da Miramari. Attenzione adesso perché c'è un calcio di punizione per la formazione del Corticella mentre il gioco al momento è fermo perché crediamo che Cudini in questo momento debba essere oggetto di cure da parte dei sanitari di casa dopo il colpo subito da Diallo che è stato colui che ha commesso fallo ai danni del numero 5 della formazione del Corticella. Calcio di punizione per la formazione in maglia arancione, 19 minuti nel corso del primo tempo, il Prato è avanti 1-0 grazie alla rete segnata da Diallo su assist di Ciccone. Sul punto di battuta c'è Menarini, siamo all'altezza della tre quarti campo, fischia il direttore di gara, parte il cross di Menarini, è un po' fuori dai pali, Bertini e sul secondo palo arriva Ferraresi, diagonale fuori, grande occasione per il Corticella al 20esimo, ci salviamo. Ci salviamo con questa situazione che poteva essere pericolosa. Go!
fischiato. Credo che però resta sempre in vantaggio, e questo è ovviamente il dato statistico più importante. C'era stata l'uscita di Bertini sul calcio di punizione battuto da Menarini, la palla ha tagliato l'area di rigore, sul secondo palo Ferraresi aveva spazio per andare ad una conclusione, c'è arrivato Ferraresi, mentata attenzione perché recupera palla e Corticella, c'è in questo momento Trombetta che si allarga sulla corsia di sinistra, aveva ricevuto da Campagna che nel frattempo è frenato a terra, forse toccato sul piede d'appoggio al momento del passaggio, Prato che è stato beccato in contropiede dopo una palla persa sulla tre quarti, la combinazione Campagna-Trombetta con il numero 9 della formazione di casa che è stato anticipato, e calcio d'angolo, altro calcio d'angolo per la formazione padrona di casa. Dobbiamo fare attenzione in questo frangente con il Corticella che si sta riorganizzando, siamo al 21esimo, Prato avanti 1-0, calcio d'angolo che viene battuto, colpo di testa di Ciccone, poi la palla si impenna al limite dei 16 metri, c'è forse una spinta nettissima, così è, nei confronti di Thomas Zacca Quassi, e quindi c'è il calcio di punizione per la squadra laniera che molto generosamente si era portata tutta quanta a difendere i propri 16 metri. È intervenuto Piccolo, il direttore di gara, ed ha segnato la punizione al Prato. Protestano quelli del Corticella perché sulla combinazione in precedenza era frenato a terra Campagna, c'era forse un fallo, l'arbitro giustamente aveva dato la regola del vantaggio, forse volevano qualche cartellino che ci sarebbe sembrato oggettivamente un po' troppo pesante. Punizione già battuta dai biancazzurri, Corticella che sale a far pressing, allora la palla deve tornare nuovamente a Bertini, sbuca il pallone fra i bandieroni con Quassi che ha scambiato in questo momento per Del Rosso alle prese con Cudini, palla sulla sinistra per Nicoli che si invola attaccato da Sceuna, alla meglio il numero 2 che devia in fallo laterale, quindi c'è la rimessa per la squadra ovviamente del Prato, rimessa biancazzurra, intanto c'è un pallone per Ciccone, deve intervenire Bruzzi che allontana, improvviso fallo laterale battuto dal Prato con Ciccone sul primo palo che era andato a deviare, ma è stato bravo Bruzzi ad intercettare, intanto attenzione dall'altra parte, contropiede con Trombetta che viene fermato da Bag. Situazione molto fluida in questo frangente con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, mentre intanto c'è il rinvio di Bertini, colpo di testa ad opera di Ferraresi dalla parte opposta, poi c'è ancora il Corticella che cerca di andarsene con Campagna, un corpo a corpo, finisce giù il numero 10 del Corticella e quindi la rimessa, anzi il calcio di punizione per la formazione padrona di casa. Il Prato, ricordo, è in vantaggio per 1-0, il gol di Diallo. Intanto andiamo a seguire questa punizione che sarà affidata come al solito a Menarini. Siamo sul fronte sinistro d'attacco della squadra di casa, quindi su quello destro difensivo della compagine biancazzurra. Parte Menarini spiovente in area di rigore sul secondo palo di testa, arriva molto bene Aprili, poi arriva anche Bertini, alla fine il pallone viene toccato da un giocatore del Corticella, aveva allontanato di testa temporaneamente Aprili, aveva smanacciato anche Bertini, l'ultimo tocco è stato da parte di un giocatore del Corticella e quindi c'è la rimessa dal fondo in favore della squadra laniera. Metà tempo già passato da un minuto, 23 primi e 30 secondi come vedete in alto in sovraimpressione della nostra regia di Paolo Innocenti, l'assistenza tecnica qui dal centro Biavati è di Franco Sorrentino, 1-0 per il Prato, tanta attenzione, c'è un pallone all'indietro per Bertini che viene pressato da Campagna, riesce ad allontanare il pallone, adesso il forcing e il pressing del Corticella si sta facendo particolarmente insistente, c'è il controllo di Sadek che scambia per Larib sulla corsia di sinistra, monumentale Colombini che interviene in scivolata, va a deviare il fallo laterale, rimessa in gioco già effettuata dal Corticella, poi c'è il tentativo di incursione ad opera di Sadek, va a chiudere molto bene sulla destra Mizzoli che manda in fallo laterale oltre il confine del terreno di gioco, oltre la recinzione del campo, quindi deve entrare sul terreno di gioco campo per destinazione, un altro pallone, si riprenderà con una rimessa in gioco per il Corticella, già effettuata, palla in area di rigore, Colombini che va ad anticipare per in maniera perfetta Trombetta, lungo il rilancio per Diallo, vediamo se riusciamo ad allungarci, è in vantaggio Cudini che al volo riesce ad alleggerire all'indietro per il proprio portiere Bruzzi, da questi adesso verso Cimangui, ancora
Cimangui che ha scambiato, no, è sempre lui in possesso di palla, che è attaccato molto bene da Ciccone, sta per portargli via la palla regolarmente, bravissimo Ciccone, poi viene affondato, grande, guadagna un calcio di punizione dentro il cerchio di centrocampo. Che importanza il lavoro di Ciccone, giocatore chiamato ovviamente a impostare la manovra in attacco, a dare quantità offensiva, ma in questa circostanza è stato bravissimo a sacrificarsi a metà campo e ad andare a recuperare questo pallone, poi è stato messo giù. Poteva esserci fallo tattico, probabilmente è questo quello che ha detto Nicoli al signor Michele Piccolo. Comunque prendiamoci intanto il calcio di punizione, ripresentiamoci in avanti, il gioco è ripreso con Ba che ha scambiato verso Nizzoli, verticale per Ciccone, preso controtempo, c'è quindi il recupero di Ferraresi, da questi poi a Cimangui, cerca di far filtrare la palla in avanti per Laribbe che deve ripiegare sulla sua tre quarti, adesso è Prato a fare il pressing e a mettere in difficoltà il Corticella, tanto da guadagnare un fallo laterale. Abbiamo guadagnato metri, adesso beneficiamo di una rimessa in gioco che è pronto ad effettuare Nizzoli. E Diallo che si stava facendo vedere, ma la palla è laterale per Del Rosso che poi prolunga orizzontalmente sulla sinistra verso il nostro capitano Nicoli, che lancia in profondità fronteggiato da Ubakente, palla profonda inseguita vanamente però da Thomas Zacca, quasi la sfera è terminata oltre il confine corto, quindi la rimessa in favore del Corticella. 26 che se ne sono andati nel nostro cronometro, stiamo sempre vincendo per 1-0 grazie al gol di Diallo arrivato tra il 12esimo e il 13esimo minuto del primo tempo. 1-0 dunque il Prato in vantaggio. Intanto c'è il recupero su Nicoli da parte dei giocatori del Corticella, mentre stavo vedendo il vantaggio della Pistoiese a Lodi sul Fanfulla. C'è Cecchi che interviene in anticipo su Ubakente, manda la palla in fallo laterale, rimessa in gioco per il Corticella, già effettuata rapidamente nella zona di Campagna, lato corto dei 16 metri, Campagna, palla ancora per Ubakente, entra in area di rigore, cerca di andare ad una conclusione da posizione molto difficile, la palla è ribattuta dai nostri difensori, poi ci pensa Prili a gettare la sfera sulla corsia di destra per Ciccone, il quale cerca di anticipare Cimangui, commette fallo e calcio di punizione per la formazione del Corticella con il numero 4 della formazione di casa che è rimasto a terra anche perché Ciccone nell'impeto è andato anche a toccare involontariamente il numero 4 del Corticella e c'è quindi il calcio di punizione per la formazione allenata da Miramari. 1-0 Prato avanti qui al centro sportivo Biavati. Sugli altri campi vince l'Aglianese con un gol di Bigica contro il Salso Maggiore. Comunque il risultato che a noi interessa da vicino è questo qui del Biavati con il Prato avanti, così come anche lo Scandicce è avanti, 1-0 sulla Bagnolese, il gol di Brega. La San Maurese è in vantaggio sulla Giana, cioè in questo momento il sorpasso della Pistoiese sulla Giana, che sta perdendo contro la San Maurese. Ma torniamo qui alla Biavati con il Prato che prova ad attaccare, si lotta a metà campo, esce molto bene Cecchi, palla al piede, avanza sulla tre quarti, viene attaccato da Menarini, Cecchi serve orizzontalmente qua sì, da questi a Diallo, poi prova l'incrocio con Ciccone, non si chiude la combinazione fra i due, allontana la difesa del Corticella, altrettanto fa Del Rosso, ma la palla arriva a Cudini, poi c'è un fallo a tre quarti campo commesso ai danni di Sadek, calcio di punizione per la formazione di casa, punizione già battuta, deve indietreggiare ovviamente il Prato, il Corticella che si ripresenta in attacco con Laribbe che controlla, prova un'imbucata, Colombini cerca di uscire, palla al piede, si allunga la sfera che viene riconquistata da Ferraresi, si avvicina al limite dell'area, parte il tiro, Bertini in bagna, la lontana, poi Ubakente, Tapin, traversa e poi non è finita, calcia sul fondo Laribbe, occasionissima per il Corticella. Esattamente al 29esimo, un contropiede su una palla allungata da Colombini, Ubakente, Laribbe, pericolosissima, hanno colpito anche una traversa, prima una parata di Bertini e poi la traversa. Thank you.
attenzione ovviamente nel gestire la palla, non sarà facile perché il campo presenta varie insidie. Intanto c'è il recupero di Kouassi che a tre quarti campo scambia per Diallo, prova a penetrare in area di rigore, poi Kouassi ci prova dal limite, la palla è fuori ma sarebbe tutto vano, anzi è tutto vano perché l'arbitro aveva fischiato per un fallo in attacco commesso da Diallo. Calcio di punizione in favore della formazione del Corticelli, l'abbiamo tremato qualche istante fa su questo contropiede, era uscito molto bene Colombini, palla al piede, stava per allontanare, poi si è allungato la sfera, probabilmente il pallone gli è rimbalzato male, è partito un contropiede con Oubakent, una conclusione con Bertini che è stato bravo a deviare in bagher e poi addirittura anche una traversa sul tentativo di Tapin, mentre intanto Menarini che controlla, prova a tornare davanti il Corticella quando abbiamo superato da una 45 di secondi la mezz'ora. Siamo nel primo tempo, i biancazzurri stanno vincendo per 1-0 grazie al gol di Diallo. Di Diallo lancio un tanto lungo al limite dell'area di rigore del Prato, allontana Ba, poi c'è Thomas Zacca e Kouassi che ha le prese con Campagna, allontana direttamente in fallo laterale scaraventando il pallone nella zona di campo fra le due panchine, quella di Miramari da una parte e Lucio Brando dall'altra, mentre in questo momento c'è la rimessa in gioco appunto per il Corticella. Rimessa in gioco già effettuata, sulla tre quarti il pallone arriva ad Oubakent, poi è bravissimo Colombini che anticipa un avversario, però la palla è rigettata in avanti dalla formazione di casa, palla che staziona davanti a Bertini, allontana Nizzoli, si lotta a tre quarti campo dove interviene Del Rosso, va giù, non c'è fallo dice il direttore di gara, poi c'è un'imbucata da parte di Menarini troppo profonda che arriva nel cuore dell'area di porta difesa da Bertini che può comodamente controllare. A tratti si creano delle situazioni a livello di ping pong con palla impazzita che schizza da una parte e dall'altra, dunque occorre un tasso di attenzione particolarmente elevato. Intanto c'è un lungo rinvio per Diallo che probabilmente viene affondato quasi a livello di centro boa pallanotistico, ma il direttore di gara lascia correre, non c'è nulla e dunque il pallone può essere recuperato dalla formazione di casa che torna in possesso di palla. C'è Diallo che prova a disturbare il numero 5 Cudini che avanza a palla al piede, si ferma sulla tre quarti perché non trova collaborazione da parte dei suoi compagni, vede libero sulla destra Cimangui, lo serve, pallone di ritorno per Cudini che adesso lascia Menarini, controlla, fronteggiato da Ciccone, siamo all'altezza della metà campo adesso. Ringrazio i tifosi per il coro perché oggi mi ci vuole anche a me un po' di forza per poter portare avanti la telecronaca in condizioni veramente condizioni davvero difficili, però quando il Prato vince non ci sono problemi. Tanta attenzione, Oubakent, esce Bertini sui piedi del numero 7 della formazione del Corticella ed è bravo Bertini a dire no al numero 7 della formazione del Corticella che era stato lanciato in profondità. Bravo Bertini, e ovviamente Oubakent è una spina nel fianco, lo si sapeva, ne parlavamo anche prima del match, tanto sul rinvio ancora recupero da parte della formazione del Corticella, sempre Oubakent sulla destra, mette in mezzo una mischia e c'è il gol del pareggio del Corticella, il gol di Trombetta, c'è stato un cross dalla destra e Trombetta messe dentro al 34esimo, il pareggio da parte di Trombetta al 34esimo. Purtroppo era da qualche minuto che stavamo un po' subendo le incursioni da parte del Corticella e Trombetta pareggiato al 34esimo. Crediamo Trombetta, c'è stato un cross dalla destra, abbiamo visto esultare il numero 9 che forse ha spizzato. Prato prova a ripartire in adesso subito in attacco, tutto da rifare dunque per la formazione biancazzurra. 1-1 il risultato, Prato che si rigetta generosamente in avanti nel tentativo di tornare nuovamente in vantaggio. 1-1 dunque il parziale che è cambiato al centro sportivo Biavati
tra Corticella e Prato. È stata un'improvvisa azione sulla corsia di destra, un cross e probabilmente la spizzata di Trombetta. Attendiamo anche nella nostra chat interna. Sì, Trombetta, danno anche gli altri il pareggio di Trombetta, dunque avevamo visto bene la spizzata. 1-1 dunque il risultato. Tutto da rifare, peccato, però c'erano state delle avvisaglie pericolose. Situazione di 1-1 dunque, mentre Prato prova a ripartire. Diallo che viene affrontato da Cudini, forse fallosamente. Cudini riesce ad allontanare spedendo la sfera in fallo laterale. Rimessa in gioco per la nostra formazione sulla corsia di sinistra con Nicoli, che ha scambiato per Quassi, all'indietro ancora per Nicoli, che prova a rimettere nel cuore dell'area di rigore del Corticella per Diallo, ma protegge Cudini sbarrando la strada al nostro centravanti, che non può arrivare sulla sfera, che è finita sul fondo, e c'è quindi il rinvio per la formazione di casa. Meno di 10 minuti al 45esimo, 1-1 il risultato, al vantaggio di Diallo al 13esimo, ha fatto seguito il pareggio di Trombetta intorno al 33esimo. E c'è il rinvio d'opera di Bruzzi, palla che spiove a metà campo, c'è Nicoli che prova a recuperare palla, poi va molto bravo, va in anticipo, lancio per Diallo, chiude Cudini, superiorità numerica da parte dei giocatori del Corticella che provano a ribaltare con Trombetta, difende palla allargandosi sulla destra, all'indietro per Sadek, prova un lancio in profondità dove Ubakente è stazionato un po' troppo al di là della linea dei nostri difensori, e quindi calcio di punizione in favore della formazione del Prato davanti alla panchina di Miramari. 37 minuti nel corso del primo tempo, situazione di 1-1 al Piavati di Bologna. Lancio per Diallo di testa, palla al limite dell'area di rigore, allontanano i difensori di casa che poi provano a ripartire, ma chiude molto bene Nizzoli che scambia all'indietro nella zona di Cecchi. Il controllo del nostro difensore centrale che dà per Del Rosso, prova di tacco a proseguire per Nicoli, viene anticipato ma c'è il recupero d'opera di Ba, poi Cecchi, Colombini, manovra in posizione di regista difensivo, lo scambio per Nizzoli, in avanti per Ciccone, si chiude il triangolo, il numero 2 della formazione biancazzurra però è rimontato da dietro, da Campagna che gli porta via palle, allora prova Ferraresi a tornare nuovamente in avanti, palla a destra per Ubachetta, grande uscita di Cecchi che poi si allunga il pallone, attenzione perché siamo scoperti, perché nel frattempo c'è il pallone recuperato da Ceuna che prova ad andarsene, allarga sulla destra nuovamente per Ubachetta, chiede palla a Trombetta in area di rigore, il cross di Ubachetta si perde abbondantemente sul fondo, dunque nessun pericolo per noi in questa circostanza, il rinvio che si prepara ad effettuare Bertini. 7 minuti e mezzo al 45esimo, ovviamente vedremo quanto recupero vorrà concedere il signor Michele Piccolo di Pordenone, risultato di 1-1 al Piavati. È pronto Bertini ad effettuare il rilancio, colpo di testa di Diallo che prova a far proseguire per Quassi, serie di batti e ribatti a metà campo, alla fine Menarini riesce a scambiare sulla destra per Sceuna, torna Quassi sul giocatore del Corticella, gli porta via palla, poi sbaglia il passaggio e adesso contropiede del Corticella, attenzione ad Ubachente che si avvicina all'area di rigore, la palla è per Trombetta, chiusura bellissima di Nizzoli, il quale viene toccato sul piede d'appoggio da Campagna, che era andato a disturbare il numero 2 della formazione biancazzurra, l'ha disturbato e come, anche fallosamente, con un intervento molto pesante, tant'è che Simone Nicoli è indemoniato nei confronti del direttore di gara perché vorrebbe il cartellino giallo, in effetti non ha tolto la gamba Campagna quando appunto il nostro numero 2 era nettamente in vantaggio, sacrosanto il calcio di punizione, ma oggettivamente poteva scapparci anche qualcosa di più a livello di decisione disciplinare del direttore di gara, che però al momento ha lasciato i propri taccuini, soprattutto quello giallo, nella propria tasca. Si riprenderà ovviamente con il calcio di punizione in favore del Prato, nessuna munizione, anche Colombini sta continuando un po' a far sentire le sue ragioni nei confronti del direttore di gara di Pordenone. Pronto a riprendere il gioco in questo momento con Bertini, che ha collocato il pallone sul lato lungo della propria area di rigore ed è lui che è pronto ad effettuare il rinvio. Ecco il rilancio di Bertini che spiove nella zona di Diallo, il quale viene anticipato, poi il colpo di testa di Larib, a metà campo è in vantaggio Trombetta, l'autore del gol del pareggio del Corticella, che allarga sulla corsia di destra verso Sceuna, che anticipa Quassi e se ne va via sul lato destro d'attacco del Corticella. Avanza Sceuna, poi Ubachente, triangolo con il numero 2, cerca Cecchi di chiudere, ma in vantaggio il giocatore del Corticella
che si allarga sul filo dell'out, ancora un Bacchette, prova l'imbucata per Trombetta, spalla alla porta, la palla è nell'area di rigore del Prato, c'è un giocatore del Corticella che va giù, non c'è alcun fallo, dobbiamo allontanare il pallone che rimane nei 16 metri del Prato, lo fa Aprili, ma a metà campo è in vantaggio Shamangui, poi c'è un tiro dalla lunghissima distanza effettuato da Campagna che si perde abbondantemente alto sopra la traversa della porta difesa da Bertino. Rimessa dal fondo dunque per il Prato, 40esimo del primo tempo, 1-1 il risultato, situazione di perfetta parità alla Biavati, il Prato era andato in vantaggio con la rete segnata da Diallo, ma poi c'è stato il pareggio di Trombetta che ha spizzato su un cross dalla destra. Adesso attacchiamo con Diallo che ha allargato molto bene per Aprili, lato corto di 16 metri, Aprili doppio passo, entra in area, deve crossare, poi viene affrontato da Shamangui, un colpo a corpo con Aprili che va giù, aveva già preso posizione Shamangui, in gergo cestistico non sarebbe fallo del difensore, quasi forse più uno sfondamento dell'attaccante, comunque un contatto che ha originato qualche protesta più del pubblico che dei giocatori. Nel frattempo il pallone è finito sul fondo e c'è quindi il rinvio in favore della formazione del Corticella. Rinvio già eseguito, adesso stiamo manovrando sulla metà campo con Shamangui che allarga sulla sinistra verso Campagna, attaccato da Ba, uno contro uno, la palla finisce sul fondo, l'ultimo tocco è di Campagna e quindi c'è il rinvio in favore del Prato. Parità al Biavati, 1-1, 41 primi già esauriti. Ed è Bertini che si incarica di effettuare il rinvio. Prende la rincorsa il nostro portiere, oggi completamente vestito di nero come vedete dalle immagini curate per quanto riguarda la parte tecnica del nostro Franco Sorrentino. Rinvio con palla che staziona sulla tre quarti del Corticella, dentro il cerchio mediano c'è il recupero poi di Ba che tergiversa un po' favorendo così il recupero di Trombetta e si ripresenta in attacco il Corticella con Ceuna che varca la metà campo, è già sulla tre quarti del Prato, Ceuna si avvicina ai 16 metri, Zacca Quasi lo contrasta, poi la palla viene recuperata da Uba Kent, Nicoli che lotta con Ceuna che è rimasto in posizione offensiva, il numero 2 del Corticella, siamo sul filo dell'out, si trascina la sfera oltre il confine, il numero 2 della formazione emiliana e quindi c'è la rimessa in gioco per la formazione biancazzurra a 3 minuti dal 45esimo. 1-1 il punteggio, Diallo e Trombetta agli autori delle reti, in pratica i due centravanti. Rimessa in gioco già effettuata del Rosso che prova il lancio in profondità, la palla gli rimane addosso. Vediamo cosa sbuca dietro il bandierone, purtroppo una palla recuperata dal Corticella ed un fallo commesso da un nostro giocatore che origina un calcio di punizione e un giallo a Nicoli. Viene ammonito Nicoli al 43esimo, ci pare Nicoli ovviamente, condizioni sono molto difficili. Dunque 43esimo, ammonito Nicoli e calcio di punizione per il Corticella. Sul fronte destro d'attacco siamo nei pressi del vertice dell'area di rigore, quindi una situazione pericolosa perché sicuramente la palla spioverà nei 16 metri, tutta la nostra formazione all'interno dell'area di rigore protetta da Bertini fra i pali, attendiamo che l'arbitro posizioni a distanza Thomas Zach Quassi, si raccomanda Piccolo anche al suo assistente Beggiato affinché Quassi non diminuisca la distanza fra lui e il pallone. È pronto Menarini ad andare all'esecuzione, ecco il fischio dell'arbitro, parte Menarini, colpo di testa di Colombini, la palla si impenna ai 16 metri, perfezione il disimpegno del Rosso, il recupero di Sadek che poi allarga sulla sinistra, non vediamo più nulla, attenzione adesso però a Laribbe, lato corto di 16 metri, palla in mezzo, Cecchi chiude in calcio d'angolo, altro tiro dalla bandierina in favore del Corticella, sarà effettuato alla destra dell'estremo difensore Bertini, quasi una sessantina di secondi al 45esimo. Angolo che sarà battuto alla destra di Bertini, anzi no, non è angolo, è un fallo laterale, già battuto, palla di rigore, attenzione Trombetta prova a girarsi, scontro fisico con Colombini che è bravissimo, gli sradica il pallone dai piedi e lo allontana direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco per la formazione padrona di casa. Meno di un minuto al 45esimo, 1-1, pronto Ferraresi a rimettere in avanti per Trombetta che gira al centro, colpo di testa
però nella zona di Cecchi, recupera Quassi, si allarga sulla destra Ciccone, viene visto, servito, ottimo lo stop di petto di Ciccone che mette giù il pallone. Ciccone viene attaccato da Ferraresi, c'è fallo e qui giustamente ci potrebbe essere il cartellino giallo come era stato estratto in precedenza all'indirizzo di Nicoli. L'arbitro ancora una volta non estrae il giallo, assegna semplicemente il calcio di punizione in nostro favore. Siamo all'altezza della metà campo, spostati sul fronte destro d'attacco. È stato bravissimo Ciccone ad addomesticare benissimo il pallone, a metterlo giù, subire fallo da Ferraresi. Punizione che si incarica di battere lo stesso Ciccone. Numero 99, biancazzurro, che è sul punto di battuta. Ecco il suo sinistro che spiova all'interno dell'area di rigore, cerca di intervenire Colombini che viene anticipato, la palla è raccolta ai 30 metri dalla Ribbe che se ne può andare, però il Prato nel frattempo rientra molto bene in transizione difensiva. Adesso c'è la palla giocata da Uba Kent che ha scambiato lateralmente per Sadek che controlla. Non ho visto quanto recupero ha dato l'arbitro perché siamo al 45esimo minuto e 20 secondi nel corso del primo tempo sul risultato di 1-1. Adesso è il Corticella che controlla il pallone sulla propria tre quarti con Menarini, controlla davanti alla panchina di Lucio Brando, scambia in profondità per Sadek, poi c'è un pallone all'indietro ancora per Menarini, palla profonda in area, c'è una mischia pericolosa, arriva Colombini che sbroglia, poi perfeziona il disimpegno Aprini, c'era un pallone lanciato in area. Quando la sfera arriva nei 16 metri del Prato c'è sempre la sensazione di paura ovviamente, mentre intanto recupera ancora il Corticella. Attenzione a Ferraresi che se ne va via, arriva benissimo Nizzoli che va in scivolata e fa carambolare il pallone sul corpo del giocatore del Corticella mandandola sul fondo. Rinvio per la formazione del Prato e dopo un minuto esatto di recupero si va al riposo. Finisce il primo tempo al Biavati, Prato e Corticella 1-1 al vantaggio di Diallo. Ha risposto poco oltre la mezz'ora trombetta. Ci vediamo con le immagini e il commento per il secondo tempo. Ed eccoci con le immagini curate da Franco Sorrentino nuovamente al centro sportivo Biavati di Bologna, quartiere Corticella, via Shakespeare, 1-1 tra Corticella e Prato, aveva segnato Diallo, poi il pareggio di trombetta, si comincia subito con un brutto fallo subito da un giocatore del Prato e anche in questa circostanza Michele Piccolo che ha estratto soltanto un cartellino all'indirizzo di Nicoli. Tiene il giallo in tasca, segna sì il calcio di punizione alla formazione biancazzurra ma non ammonisce il difensore del Corticella che ha commesso fallo. 1-1 dicevo alla fine dei primi 45 minuti di gioco con il Prato che è stato molto bravo a controllare gli attacchi del Corticella nei minuti iniziali e a reagire di rimessa, tant'è che su una palla persa da Cudine è nato un contropiede con Quassi che ha dato per Ciccone poi verso Diallo che è stato bravo a segnare il gol del vantaggio, poi il Corticella si è ripresentato in attacco ed ha trovato il gol del pari contro Betta. Intanto calcio di punizione per il Prato già battuto, si comincia senza sosta ovviamente anche in questo secondo tempo con la formazione biancazzurra che ci pare subito molto aggressiva in questi minuti iniziali della partita. Ci sono tanti tifosi lanieri presenti qui al Biavati, oltre una settantina, segnale chiaro di come ci sia grande affetto per una squadra che ovviamente sta cercando di risalire posizioni importanti in classifica dopo aver subito per qualche periodo anche l'incubo dei play-out. Intanto esce molto bene Nizzoli, palla al piede, però Aprili non riesce a controllarla verso l'ex centrocampista primavera della Fiorentina, era stato servito il pallone dal nostro laterale destro ma Aprili non ha controllato e quindi la sfera è finita in fallo laterale per la rimessa in gioco in favore del Corticella. 1-1 di Allò, trombetta, i due centravanti, gli autori dei gol che stanno decidendo questa partita che però è sul risultato di pareggio 1-1, un pareggio con gol. Intanto c'è un rinvio di Cudini, c'è il recupero da parte di Thomas, Zac e Quassi all'interno della propria metà campo, l'appoggio per Ciccone sempre stabilmente fra le due linee ad illuminare gioco come in questa circostanza, l'apertura per Nicoli, lato corto, mette in mezzo la palla che taglia 16 metri, nessuno riesce a trovare la deviazione vincente su questa bella incursione ad opera di Nicoli con il pallone ottimamente lanciatogli da Ciccone, la palla ha tagliato orizzontalmente l'area di rigore ma i giocatori del Prato o erano avanzati o troppo dietro la palla non sono riusciti ad intervenire, quindi il Corticella ha potuto allontanare. Adesso siamo già dalla parte opposta con Trombetta, l'autore del gol del pareggio, che lavora questo pallone, guadagna un fallo laterale perché nel frattempo la difesa bianca azzurra
ha gettato il pallone in fallo laterale, c'è quindi la rimessa in gioco per la formazione dei padroni di casa con Ferraresi che effettua la rimessa in gioco rimettendo il pallone in campo per destinazione verso Campagna. Controlla in questo momento Campagna, parte il cross al limite dell'area di rigore, c'è un colpo di testa, la palla viene allontanata da Cecchi, era stato effettuato da Sadek. Mentre intanto c'è un tiro dai 16 metri di Trombetta che impegna Bertini che si tuffa e controlla il pallone l'estremo difensore biancazzurro. Il tentativo di Trombetta al terzo minuto, 1-1, ci ha provato l'attaccante del Corticella con questa conclusione dal limite, ma è stato bravo Bertini a vedere il momento della partenza del pallone, si è tuffato alla sua destra e quindi ha potuto controllare. Attenzione a questa fiammata e in generale alle fiammate da parte del Corticella che in qualche circostanza ci hanno fatto male. Controlla Colombini al limite della propria area di rigore, effettua il rinvio, cerca Ceccone di intervenire, ma in vantaggio Shamangui che riesce ad allontanare e dunque il Corticella che può ripresentarsi in avanti con Cenà che controlla, allarga nella zona di Cudini, poi c'è il pallone nella zona di Larib che scambia all'indietro per Cemangui, è un Prato che deve cercare però comunque di diminuire e far diminuire il possesso palla del Corticella. Adesso è bravissimo Del Rosso che si inserisce, recupera il pallone, prova a lanciarsi Nicoli che poi scambia per Diallo che viene anticipato, recupera però Quassi che scambia sullo stretto verso Del Rosso, poi Ciccone da questi sulla destra per Nizzoli, si avvicina in area di rigore, anzi trattasi di Aprili, lato corto dei 16 metri, parte il cross, la palla carambola su Aprili, purtroppo stava finendo in calcio d'angolo ma l'ultimo tocco è stato del nostro numero 8 e c'è dunque il rinvio in favore del Corticella quando il quarto minuto se n'è andato in questo momento sul punteggio di 1-1 di Allo e Trombetta, gli autori dei gol che stanno decidendo il pareggio qui al Biavati. È pronto intanto Bruzzi, il portiere del Corticella, che effettua il rinvio con il sinistro molto laterale sulla destra, però c'è il controllo di Campagna in vantaggio nettamente Colombini che dà per Bertini che deve allontanare di piede, lo fa a piattone di destra a cercare Thomas Zacca Quassi che di testa prolunga ma con il pallone che finisce però in fallo laterale, c'è quindi la rimessa in gioco per la formazione del Corticella. Terminato il quinto minuto del secondo tempo, parità qui al Biavati, Prato in maglia azzurra, il Corticella in maglia arancione, rimessa in gioco per la formazione di casa con Trombetta che alle prese con Nicoli da palla a Campagna, poi Trombetta si invola sulla corsia di destra, Nicoli cerca di stringere, Trombetta va sul fondo, raso terra in area, allontana Colombini nella zona però di Sadek, però è anticipato quest'ultimo da Del Rosso, poi è bravo Nicoli a far carambolare palla sul numero 8 avversario e a guadagnare così una rimessa in gioco con le mani, 1-1 il punteggio. Rimessa dunque per la formazione biancazzurra. C'è Del Rosso che ha scambiato per il nostro capitano Nicoli, oggi è Nicoli il capitano, mentre la Giana ha subito il secondo gol con Maggioli, San Maurese 2, Giana 0. Intanto a metà campo c'è il tentativo del Corticella che viene fermato da Del Rosso che allontana in fallo laterale, rimessa in gioco per il Corticella con Cianà, il numero 2 della formazione allenata da Miramari che si incarica di effettuare la rimessa, palla in profondità nella zona di Trombetta, ancora Cionà, la palla filtra nell'area di rigore del Prato, attenzione al controllo di Oubakent, la palla si impenna, Trombetta, tiro di Trombetta, Bertini devia e poi la palla arriva alla ribe, c'è il gol, ha raddoppiato il Corticella al sesto minuto con la ribe, 2-1. Il raddoppio di Larib al minuto 51 complessivo della partita, 2-1. Bisognava cercare di far diminuire il possesso palla da parte del Corticella. Troppo passivo il Prato, questo frangente. Siamo 2-1, tutto da rifare, sorpasso Corticella,
Sorpasso Corticella, il Prato adesso deve cambiare, letteralmente spartito in questo frangente. Non va più bene il tipo di impostazione fatta, che era andata bene, poi ripeto c'è stato questo pallone lavorato da Trombetto, una conclusione dal limite, Bertini che ha ribattuto e poi sul secondo palo da Rib ha messo dentro 2-1. C'è ancora molto tempo a disposizione, come quello che ha avuto a disposizione il Corticella per ribaltare, e altrettanto dovrà cercare di fare il Prato. 2-1 dunque, Corticella in vantaggio, Corticella che aveva vinto domenica scorsa contro il Ravenna. Intanto c'è un calcio di punizione per la formazione di casa per un fallo commesso ai danni di Chamangui. Siamo stati un po' passivi sul gol subito, vediamo se Lucio Brando effettuerà anche qualche cambio in questo frangente per cercare di dare una scossa, mentre intanto il calcio di punizione del Corticella è già stato battuto, attenzione da Bacchente sul lato destro d'attacco, la chiusura ottima di Quassi, la palla che carambola in fallo laterale, rimessa in gioco per la formazione di casa, già effettuata, palla in area di rigore, Trombetta che ci arriva, scambio per Ubakent, prova a prolungare nella zona di Campagna, che è bravo a tenere il pallone in campo, prova ad effettuare un cross che però viene ribattuto, spazza definitivamente Ba, insegue palla di Allò, poi c'è la palla raccolta da Cionà, colpo di testa di Colombini, poi la palla è raccolta ancora dalla formazione bolognese con Ba che spinge Campagna, intervento falloso e calcio di punizione per la formazione di casa. Cambio intanto che si prepara ad effettuare il Prato al nono minuto del secondo tempo. Esce, vediamo un po', tanto entra Falsettini ed esce Bertini. Cambio al nono del secondo tempo, esce Bertini ed entra Falsettini, cambio in porta nel Prato. Non so se c'era stato un problema fisico per Bertini, classe 2004, al suo posto entra Falsettini, classe 2003. Punizione intanto per il Corticella ed è pronto Menarini ad andare alla battuta. Parte Menarini in porta, Tevia in angolo, Falsettini subito chiamato in causa. Per il Corticella che sarà battuto alla destra del nuovo portiere che adesso è Falsettini, parte lo spiovente, la palla che si impenna viene allontanata da Quassi e palla che spiove poi a metà campo, il Prato deve inseguire, stiamo perdendo 2-1 all'undecimo della ripresa, la Rib che ha capovolto il punteggio, eravamo andati in vantaggio con Diallo, poi c'era stato il pareggio di Trombette, adesso poco fa il gol di la Rib. È entrato in campo Falsettini al posto di Bertini, cambio in porta dunque nel Prato e sulla punizione di Menarini Falsettini è andata a deviare in calcio d'angolo. Abbiamo visto Bertini andare subito negli spogliatoi. Pronto Nicole ad andare alla battuta, le panchine sono sul lato opposto della nostra postazione, quindi non siamo in grado di poter dare alcun tipo di giudizio. Intanto Cecchi è molto bravo ad anticipare Trombetta, poi cerca di allargare, la palla è raccolta dalla Rib. La Rib, palla profonda per Ubakente, si avvicina al limite dell'area di rigore, Ubakente si ferma, non ha spazio per tirare, ancora Ubakente, deve indietreggiare, attaccato da Cecchi, raddoppiato dal Del Rosso, ancora Ubakente, palla sul sinistro, poi allarga per la Rib, l'imbucata per Campagna, c'è Colombini che è scivolata, si immola e favorisce così sul rimpallo il recupero di Falsettini che lancia subito lungo per Diallo che attacca Chamangui, alla meglio numero 4 del Corticella, sempre in superiorità i giocatori in maglia arancione in questo frangente. Trombetta si avvicina, Trombetta va al tiro e Falsettini va a deviare in corner, tiro di Trombetta dal limite all'undicesimo, Falsettini in angolo. La
tra due interventi da parte di Falsettini sulla punizione di Menarini e su questo tiro di Trombetta. Adesso c'è un calcio d'angolo che sarà battuto alla destra del nostro portiere numero 12. Eccolo spiovente sul secondo palo, il colpo di testa ad opera di Ciamangui che prova a rimettere in mezzo, ma c'è Diallo che può recuperare e servire Ciccone. Se ne va via Ciccone, ma ci sono quattro giocatori del Corticella contro il solo Ciccone e infatti viene anticipato. Poi Ciccone si scontra con un giocatore del Corticella, va giù, mentre c'è un tiro velleitario dalla tre quarti effettuato da Sadek, controllato da Falsettini, ma visto che in precedenza c'era stato questo scontro fra Ciccone e Campagna, l'arbitro è andato a fermare il gioco. Brando si arrabbia perché a suo modo di vedere probabilmente il contatto con Ciccone doveva essere giudicato falloso. Mentre il gioco è proseguito c'è stato il tiro di Sadek dalla distanza, Falsettini però si è fatto trovare pronto indietreggiando fra i pali e recuperando. Si riprenderà con una palla a due sicuramente, perché quando l'arbitro ha fischiato per verificare le condizioni più di Campagna che di Ciccone, perché nel frattempo Ciccone si è rialzato e il pallone era in gioco. Ricordo il punteggio 2-1 al 14° minuto del secondo tempo. Il vantaggio è della squadra di casa, ovvero sia del Corticella. Scandicci che stava vincendo adesso perde 2-1 contro la Bagnolese, vince il Real Forte Querceta sul Forlì con il gol di Rosati. Mentre i tifosi biancazzurri continuano ad incitare la squadra, che però è sotto di un gol. Mentre Ciccone e Campagna si preparano entrambi a rientrare sul terreno di gioco, mentre nel frattempo il pallone è vivo e recuperato da Falsettini, che lo deposita oltre la propria area di rigore. Rinvio lungo con i piedi. Diallo alle prese con un avversario, poi trova la collaborazione di Quassi, da questi al Del Rosso. Allarga poi per Quassi. Quassi in area parte un tiro cross che viene intercettato da Bruzzi. Palla lentamente è andata a spiovere nella zona di Bruzzi, che quindi ha potuto raccogliere e dire no al nostro giocatore numero 42. 2-1, Corticella in vantaggio, prova a ripartire il Prato, lo fa con Aprili che supera due avversari, poi si allunga il pallone che viene recuperato dai giocatori del Corticella, poi va a metà campo, prova a erigere una diga che però viene scavalcata dai giocatori del Corticella. È bravo Nizzoli che allontana nella zona di Ciccone, sbroglia la situazione Ciamangui che può recuperare. Poi c'è un passaggio sbagliato che favorisce il recupero di Del Rosso, che viene visibilmente trattenuto dall'avversario, e c'è il giallo a Sadek, ammonito Sadek al 16°. Abbiamo visto la netta trattenuta ai danni di Del Rosso, che stava provando ad andarsene. Calcio di punizione per il Prato. Punizione battuta da Del Rosso per Nicoli, vertice dell'area di rigore. Nicoli parte il cross, viene però ribattuto da Trombetta, torna sul pallone Nicoli, si avvicina al limite dell'area, parte un traversone, il tiro di Bama era in fuorigioco. Aveva salvato comunque Bruzzi. Nicoli aveva imbucato molto bene per Ibrabà. Non so se si è visto tra il bandierone degli Wild Chaos. Palla imbucata per Ba, Bruzzi ha salvato, ma sarebbe stato tutto vano perché il nostro numero 44 era in posizione di fuorigioco. Calcio di punizione per il Corticella, alle viste un cambio, pronto Renzi al posto di Ba. Cambio ancora che non è stato effettuato, si gioca, fallo adesso ai danni di Ba. Davide Carifi è pronto col cartello in mano, numero 44 rosso, l'11 verde. Tanto c'è il recupero di Diallo, siamo già al limite dell'area di rigore. Superiorità dei difensori del Corticella che infatti gli portano via palla. Lancio adesso a cercare Campagna a metà campo che si allarga sulla sinistra. Ancora Campagna, lo insegue Ciccone,
regolarmente. Bravo Ciccone, recupera palla, se ne va Ciccone, si ferma davanti alla panchina di Miramari. Grandissima giocata per Quassi. Il Prato prova a ripartire a sinistra, dobbiamo velocizzare. Palla per Diallo, Diallo, Diallo si avvicina in area, sta per scivolare, mantiene l'equilibrio, prova un tiro ribattuto da Cimangui, poi si lotta a metà campo. Nizzoli che frana su Campagna, l'arbitro lascia correre, nel frattempo il pallone è finito in fallo laterale. Rimessa per il Prato, vediamo se c'è la sostituzione che vi avevo preannunciato. Eccola qua, Renzi al posto di Bal, 18esimo. Spazio a Renzi come era successo contro la San Maurese domenica scorsa. Un attaccante in più. Corre ai ripari anche Miramari, che ovviamente sistemerà il proprio quadro tattico, mentre intanto il gioco è vivo perché è ripreso in questo momento con la rimessa in favore della nostra formazione. Gioca palla del Rosso, triangolo con Nicoli, si avvicina in area di rigore ma viene anticipato. Cecchi, attenzione a Ubakente che viene servito, si avvicina largo sulla destra in area di rigore di fronte a sé a Colombini. Ubakente, siamo nell'area del Prato, ci prova Ubakente che forse era fuori gioco, infatti Colombini si arrabbia ma è tutto regolare. Ubakente ci prova, palla su Colombini e che finisce in calcio d'angolo. Ha raddoppiato la Pistoiese con Florentini, pareggiato lo Scandicci, 2-2 con la Bagnolese. Calcio d'angolo per il Corticella, pronto Menarini, spiovente in area che poi schizza anche su Renzi, però è attento Falsettini che può recuperare. Il rinvio di Falsettini, palla che si alza a campanile sulla tre quarti, ma Falsettini è stato disturbato irregolarmente e l'arbitro ha estratto il cartellino giallo nei confronti di Larib. È lui che è andato a ostacolare Falsettini e quindi giallo per Larib al 20esimo. Si deve riprendere non prima di aver effettuato un cambio, però stavolta nel Corticella esce Campagna. E vediamo chi entra, qui non c'è speaker, non c'è nulla. È entrato il numero 18 Farinelli. Grazie dunque a Farinelli al posto di Campagna, il Prato che deve inseguire. Diallo cerca di dare palla per Quassi in area di rigore, allontana la difesa, colpo di testa di Aprili, poi sbrogliano quelli del Corticella che si ripresentano in attacco con un 3 contro 3, lancio profondo a cercare Ubakente, chiude molto bene del Rosso, poi Aprili all'indietro per Colombini, alza campanile Colombini, colpo di testa di Renzi. La palla non arriva a Diallo, c'è il recupero di Cimangui, palla profonda, attenzione, Falsettini che esce, lo anticipa Ubakente che calcia sul fondo. Occasione per Ubakente con Falsettini che si arrabbia, a suo modo di vedere c'era fallo, ma anche qui tutto regolare, occasionissima, Corticella al 22esimo. Deve cercare di ritrovare più continuità in chiave offensiva mentre abbiamo superato il giro di boa della ripresa, 2-1 il parziale. Prato che era andato in vantaggio.
Corticella in vantaggio, il Prato è andato avanti 1-0. Però i giocatori di casa hanno capovolto il punteggio. Intanto Aprili, attaccato da Trombetta. Aprili, le tante assenze che sta registrando Brando in questo momento si stanno facendo sentire. Mentre intanto c'è un cross in area di rigore del Prato, allontana Nizzoli, la palla rimane lì, di testa sbroglia Colombini, poi prolunga il rinvio Coassi, palla raccolta da Menarini al limite dell'area di rigore, fraseggiano molto bene quelli del Corticella, parte un cross, Falsettini che allontana, Ubachente può tirare e segna il terzo gol, 3-1 al 23esimo, troppo passivi e ora la situazione diventa molto molto in salita. Gol di Ubachente. Ubachente segna il terzo gol al 24esimo del secondo tempo. Gol di Ubachente, adesso ovviamente la situazione è molto difficile. ...3-1... questo è il parziale che sta maturando al Biavati, è un Prato che non è riuscito a rimettere le mani sulla partita e Ubachente al 24esimo della ripresa ha segnato il 3-1. Adesso ovviamente servirà più di un miracolo per cercare di quantomeno impattare il risultato. Stavo dicendo che forse, anzi senza forse, le assenze trovate Cela e Mobilio non possono essere regalate ovviamente ad alcun tipo di avversario. Oltre alle tre squalifiche ci sono state varie assenze anche per infortunio. E abbiamo pagato caro questa situazione, abbiamo controllato bene la situazione all'inizio cercando di bloccare gli attacchi del Corticella ripartendo bene di rimessa, tant'è che eravamo andati avanti sull'1-0, poi col passare dei minuti siamo andati in grande difficoltà e la fitta trama di passaggi dei padroni di casa alla fine ci hanno letteralmente demolito e adesso il risultato è di 3-1 con Ubachente che è riuscito a timbrare anche il proprio sigillo personale nel tabellino. Ancora Corticella in attacco, c'è fuori gioco su Ferraresi che si era portato in avanti. Calcio di punizione in favore della formazione biancazzurra. Pronto Falsettini ad andare alla battuta. Punteggio che ci vede sotto 3-1. Falsettini ad effettuare il rinvio, c'è un cambio nel Corticella, adesso al 27esimo esce Menarini, vediamo chi entra, ovviamente le panchine sono dal lato opposto. È entrato il numero 16 Marchetti. ...3-1, spazio dunque a Marchetti al posto di Menarini mentre si gioca nel Prato. Ho visto anche Campaner, è entrato in campo anche Campaner. Il Prato ha effettuato un cambio anche in questo frangente, cercheremo di vedere poi chi è uscito. Mentre intanto avanza Coassi sulla sinistra, cerca un tiro cross,
e palla sul fondo. Campaner si è messo al centro della difesa, vediamo un po'. C'è anche Bartolini. Campaner e Bartolini. Forse non vedo più Cecchi, sicuramente. Ci sono Campaner e Bartolini. Campaner si è messo su Trombetta. E poi è proprio ora Campaner che sbroglia la situazione rinviando in profondità, quindi non abbiamo più Cecchi. E siccome il capitano è Colombini, non c'è più Nicoli. Cambio contemporaneo nel Prato con Campaner e Bartolini che sono entrati al posto di Cecchi e di Nicoli. La fascia di capitano è passata a Colombini, mentre in Prato attacca con Ciccone sulla destra, prova ad effettuare un cross che viene però allontanato. Nella metà campo c'è il recupero di Colombini che dà all'indietro per Falsettini, pronto a lanciare la palla con il destro, preferisce poi un piatto per Colombini che di piatto allontana in profondità nella zona di Sadek, che allontana sulla sinistra verso Marchetti, palla al limite dell'area di rigore del Prato, arriva Del Rosso che allontana, cerca Nizzoli di proteggere la palla, ci riesce ma è recuperata ancora dai giocatori del Corticella solo per un attimo, perché arriva Del Rosso che scambia in avanti per Bartolini che fa carambolare il pallone addosso a Marchetti guadagnando un fallo laterale. Cambio nel Prato. Vediamo al 29esimo, mezz'ora, esce Quassi ed entra Frugoli. Alla mezz'ora entra Frugoli. Frugoli sul terreno di gioco, gli auguriamo davvero un grande in bocca al lupo a questo ragazzo che è stato sfortunatissimo in questa stagione. È entrato al posto di Quassi, mentre intanto Renzi mette a terra il pallone, effettua una sorta di tiro cross che finisce alto di pochissimo sopra la traversa. Renzi alla mezz'ora. Corticella stavolta, esce Trombetta ed entra Leonardi. Dunque abbiamo assistito al tentativo di Renzi, una sorta di tiro cross con palla che è andata a spiovere sulla traversa di poco alto. E rinvio dal fondo per la formazione di casa che sta vincendo 3-1. Meno di un quarto d'ora al 90esimo. Ecco il rinvio da parte di Bruzzi. Insegue la palla Renzi perché c'era stato un colpo di testa a metà campo da parte di un nostro giocatore. Sarà importante la pausa di campionato per recuperare gli infortunati ovviamente. Oggi abbiamo pagato troppo dazio, anche se la gara non era iniziata male oggettivamente, con un Prato attento, accorto, magari non particolarmente in linea con quello che è il credo tattico del suo allenatore, più controllo, più contropiede. Infatti Prato aveva trovato il gol, poi ci siamo un po' appiattiti. E il Corticella, senza strafare, almeno questa è la nostra sensazione, ha preso in mano il pallino del gioco ed ha trovato i tre gol che hanno ribaltato il gol che aveva segnato Diallo.
Pronto il rinvio di Falsettini, cerca di Allò di mettere a terra il pallone sulla tre quarti campo, viene anticipato ma c'è il recupero d'opera di Del Rosso che scambia per Bartolini che opera a sinistra, parte il cross di Bartolini a cercare di Allò, allontana la difesa del Corticella, colpo di testa di Del Rosso, palla era per Frugoli ma c'è la chiusura dei difensori del Corticella ben disposti sul terreno di gioco. Prato colpito ovviamente psicologicamente nel morale soprattutto dopo il terzo gol, si lotta a metà campo, recupera Aprili che prova il lancio nella zona di Diallo, colpo di testa a rinviare di Cimangui e poi la palla sta per finire in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato nostro e quindi la rimessa in favore del Corticella con Shona pronto a rimettere il pallone in campo con le mani per destinazione, rimessa laterale già effettuata, Aprili che prova a far trascinare la palla avanti, viene anticipato e commette anche fallo ai danni di Sadek, viene anche ammonito Aprili. Al 33esimo. Giallo dunque per Aprili e siamo 3-1. Calcio di punizione per la formazione del Corticella. Si prepara a batterlo Marchetti. Ecco il suo spiovente al limite dell'area di rigore, allontana Nizzoli. Sulla tre quarti campo c'è il recupero di Renzi che mette a terra elegantemente il pallone. Poi vede libero sulla destra Frugoli, viene servito il numero 10, lavora palla all'indietro per Ciccone, il suo sinistro ad aprire sulla parte mancina dell'attacco laniero verso Aprili che però non può arrivare sulla palla che finisce in fallo di fondo e c'è quindi il rinvio per il Corticella al 35esimo minuto della ripresa, 3-1 vantaggio da parte dei padroni di casa. Continua incessante ovviamente il tifo da parte dei grandissimi tifosi biancazzurri, infatti li sto guardando, sono veramente meravigliosi, tra l'altro i tifosi insomma gli locali che stanno seguendo la partita, i tifosi del Corticella sono tutti girati verso la curva del Prato per il tifo che stanno facendo appunto i nostri ragazzi, i nostri tifosi che meriterebbero davvero ben altri palcoscenici. Però la realtà è questa, siamo sotto 3-1 qui al Biavati e adesso attacchiamo con Ciccone, vediamo se riusciamo ad avere almeno un impeto per dare un senso a questa parte finale della partita. 10 al termine, rimessa in gioco per il Prato, Ciccone controlla sulla destra, la palla non arriva ad Aprili, sbrogliano quelli del Corticella che provano ad attaccare con la rib. Poi sbroglia Colombini allontanando nella zona di Frugoli che va in grande elevazione, riesce ad anticipare tutti, a scambiare verso Del Rosso, poi Ciccone, forse cinturato, no, allontanano i difensori del Corticella, raccoglie Nizzoli che scaraventa in avanti a cercare di Allò, colpo di testa ad opera di Cimangui, palla al limite dell'area di rigore, allontana il Corticella, sulla tre quarti raccoglie Nizzoli, poi ancora Ciccone in posizione della destra, viene messo giù, intervento irregolare ai suoi danni. Calcio di punizione per il Prato, siamo nei pressi del vertice destro dell'area di rigore rispetto allo schieramento offensivo dei biancazzurri, pronto Miramare ad effettuare anche un altro cambio, prima però c'è questo calcio di punizione che si incarica di battere Frugoli spostati sull'out di destra come vi dicevo prima dello schieramento offensivo biancazzurro. Prende la rincorsa Frugoli, area del Corticella particolarmente intasata di giocatori sia di maglie bianche, sia di maglie azzurre che di maglie arancioni. Ecco il fischio di Piccolo, parte Frugoli, la palla gli viene sporcata da un difensore del Corticella che stava facendo un po' da mini barriera, finisce in corner, tiro dalla bandierina in favore della formazione biancazzurra. Ciccone e Frugoli vanno sulla bandierina d'angolo, Ciccone lascia Frugoli e quindi sarà il nostro numero 10 a battere. Bandierina alla sinistra dell'estremo difensore Bruzzi, pronto Frugoli che alza il braccio come a chiamare lo schema, parte il destro di Frugoli, la palla taglia l'area di rigore, sul lato opposto non c'è nessuno,
nessuno ha toccato e quindi si riprenderà con la rimessa laterale in favore della formazione bolognese. Ecco il cambio che vi dicevo, esce Chaunat ed entra Mambelli, fuori il numero 2, dentro il numero 13. Il punteggio, vediamo se c'è qualcosa negli altri campi. Il Real Forte Querceta che ha raddoppiato 2-0 sul Forlì. Giana perde a San Mauro Pascoli e la Pistoiese vince a Lodi, c'è il sorpasso. Pistoiese da oggi è prima in classifica. Intanto c'è un fuorigioco di Renzi, crediamo, e sul rinvio del Prato, e quindi calcio di punizione in favore della formazione del Corticella. 7 minuti scarsi al 90esimo. Punizione già battuta, arriva nella zona di Falsettini che effettua il rinvio. Spizza di Allo a cercare Renzi, palla prolungata nel cuore dell'area di rigore della formazione bolognese, Renzi la insegue generosamente costringendo Ferraresi a gettare in fallo laterale, rimessa in gioco per il Prato. Ciccone scambia nella zona di Frugoli, pallone di ritorno per Ciccone, non si chiude la combinazione, la sfera finisce in fallo laterale, rimessa per il Corticella che adesso sta per mandare in campo anche Casazza, il numero 20 Casazza. Pronto a entrare al minuto 40, anzi al 39, al minuto 39 della ripresa. Casazza che sostituisce, ancora nessuno. Intanto il gioco è vivo, lavora palla Bartolini, dribbling a rientrare su Sadek, è riuscito, parte Bartolini, forse viene messo giù, infatti così è, calcio di punizione in favore della formazione biancazzurra. Vediamo se c'è il cambio con l'ingresso di Casazza, no, sì, infatti adesso Beggiato di Schio va verso la linea mediana del campo, uscirà Ouba Kent, autore del terzo gol. Quindi Ouba Kent che ha lasciato la fascia di capitano ad un proprio compagno di squadra, abbandona il terreno di gioco in questo istante, al suo posto come detto entra il numero 20 Casazza, 5 al 90esimo, 3-1 il punteggio, il calcio di punizione guadagnato da Bartolini che si prepara a battere Del Rosso, ecco il fischio del direttore di gara, parte Del Rosso spiovente in area, allontana la difesa del Corticella, la palla torna proprio su colui che aveva battuto la punizione, ovvero sia Del Rosso, scodella nuovamente al limite dell'area di rigore, allontanano i difensori del Corticella, esce addirittura a tre quarti campo Falsettini che di piatto alza il pallone sul filo dell'auto, colpo di testa di Bartolini che forse è attaccato irregolarmente alle spalle da Mambelli, così è, molto reattivo Bartolini, guadagna questo calcio di punizione e il Prato può tornare in avanti alla ricerca almeno del gol che possa dare un senso a questi ultimi minuti della partita. Del Rosso, gioco vivo, gli ha toccato palla Aprili, parte lo spiovente di Del Rosso, esce Bruzzi in maniera un po' avventurosa ma efficace perché riesce prima a sbrogliare l'azione allontanando a mani unite e poi a subire un fallo, così ha detto Michele Piccolo, e quindi fallo in attacco sul quale i nostri giocatori e anche Lucio Brando non sono molto d'accordo. Bruzzi rimane a terra, entrano i sanitari del Corticella, calcio di punizione per il padrone di casa e sono meno di 4 i minuti che ci separano dal 90esimo al centro sportivo di Avati, risultato di 3-1 per la formazione di casa. Prato era andato in vantaggio con Diallo, poi c'è stato il pareggio di Trombetta e poi nella ripresa le reti di Larib e Ouba Kent. Mentre intanto il gioco è sempre fermo, il gioco è ancora fermo perché il portiere del Corticella
A terra, qualche problema alla spalla sinistra per lui, vediamo che viene curato in questo momento dai sanitari. L'arbitro verifica la situazione, escono i sanitari, Bruzzi non deve uscire dal campo non essendo un giocatore di movimento e quindi è pronto ad effettuare il rinvio. Indietreggia la nostra formazione a proteggere la propria mano. Ecco Bruzzi pronto al rinvio, ecco qua il suo lungo sinistro. Palla che spiove sulla tre quarti campo, colpo di testa di Campaner, perfezione il disimpegno Bartolini, poi Frugoli mette a terra il pallone, elegantemente lo dà verso Ciccone, da questi poi ad Aprili, all'indietro per Bartolini, in avanti per Diallo, cerca la giocata verso Frugoli ma non si chiude la combinazione, recupera Sedek che poi scaraventa la sfera ai 16 metri del prato dove c'è soltanto Falsettini ed è il portiere biancazzurro che effettua il rinvio. Spizza Renzi per Frugoli, colpo di testa in anticipo di Mambelli, poi raccoglie Renzi, ci prova con il sinistro, conclusione di prima intenzione ma in una situazione un po' precaria, ne viene fuori un tiro debole che peraltro non inquadra nemmeno lo specchio della porta di Bruzzi, finisce sul fondo, lodevole comunque l'impegno di Renzi in questa circostanza con il suo tentativo con palla finita sul fondo e c'è quindi il rinvio di Bruzzi, due minuti qualcosa meno anzi. Alla fine del partito, meglio, al 90esimo, poi va visto quanto recupero concederà Michele Piccolo di Pordenone. Rinvio effettuato da Bruzzi, colpo di testa di Aprili, poi Sedek che allontana a cercare Farinelli che mette a terra il pallone sul sinistro, centrale para Falsettini, nessun problema per il portiere biancazzurro che va subito al rinvio a cercare Frugoli, tocca il pallone Frugoli all'indietro per Bartolini. Il sinistro di Bartolini a cercare Renzi, colpo di testa di Cimangui, numero 4, che nel frattempo ha ereditato la fascia di capitano da Ubakent che in precedenza era uscito. Colpo di testa intanto sul rilancio del corticella ad opera della nostra difesa, il pallone è finito in fallo laterale, rimessa per la formazione in maglia arancione con Mambelli che ha raccolto la palla. Bartolini va in anticipo su Leonardi, cerca Renzi di dialogare con Diallo ma si inseriscono quelli del corticella. Sei minuti di recupero. Mentre il Prato fraseggia in questo momento, quindi si prolunga di 6 minuti questa partita che vede il Corticella in vantaggio per 3-1, Corticella che nel frattempo ha recuperato palla con Mambelli che lancia in profondità, la nostra difesa recupera, Renzi poi Del Rosso che allontana sulla destra servendo Ciccone che viene messo giù, intervento falloso ai suoi danni di Larib, calcio di punizione per il Prato, dato giù Ciccone, si è già ripreso con Del Rosso che ha allargato sulla destra per Aprili, mette giù il pallone Aprili, controlla il numero 8 alle prese con Farinelli che gli manda la palla in fallo laterale, rimessa biancazzurra, Aprili lascia l'esecuzione a Bartolini che con le mani scambia per Renzi, lato corto dei 16 metri, Renzi cerca di andare sul fondo, si trascina la palla oltre il confine corto del terreno di gioco e quindi rinvio per la formazione del Corticella. Il 90esimo quindi è già scaduto ma saranno necessari altri 6 minuti di recupero, uno dei quali se n'è già andato, è pronto Bruzzi ad effettuare il rinvio, quindi 300 secondi al termine, c'è l'anticipo di Leonardi su Aprili, 1-2 con Farinelli che si allarga sulla corsia di destra, supera Campaner, Farinelli va sul fondo, palla in mezzo, attenzione, è solo Leonardi ed è un miracolo di Falsettini che evita la quarta rete, nel frattempo il pallone è rimasto sempre in campo, raccolto da quelli del Corticella. Occasionissima da parte del Corticella con la parata di Falsettini, mentre intanto si lotta sul filo dell'out, Aprili e Del Rosso vanno in raddoppio su Mambelli che va giù, calcio di punizione per il Corticella che ha sferato il quarto gol, è stato bravo Falsettini che non si è fatto ipnotizzare da Leonardi che
con 1-2 si era sistemato il pallone per andare ad una conclusione ravvicinatissima, praticamente al limite dell'area di porta, ma è stata troppo centrale, è stato bravo Falsettini a deviare. Poi sullo sviluppo c'è stato il fallo che vi abbiamo raccontato ai danni di Mambelli, adesso si lotta sul filo dell'out, addirittura con Frugoli generoso che guadagna un fallo laterale dopo aver contrastato l'avversario. E quindi c'è la rimessa in gioco per la formazione biancazzurra. Diallo 1-2 con Frugoli che non si chiude, allontana la difesa del Corticella, anzi nella circostanza Marchetti che stava controllando. Palla finita in fallo laterale, rimessa per la squadra biancazzurra, ormai ci si trascina stancamente verso il 51esimo. Rimessa in gioco già effettuata, Sadek allontana facendo mandare il pallone oltre il tetto della tribuna centrale nella quale ci troviamo. Frugoli intanto controlla il pallone, allarga sulla destra dove c'è Nizzoli, all'indietro per Ciccone, lotta fra due o tre avversari, sono sempre più quelli del Corticella e adesso provano a partire dal contropiede. Chiude molto bene Bartolini che lancia per Diallo, troppo lungo il pallone, Diallo viene ostacolato anche da Cudini se non sbaglio, fatto sta che il pallone arriva a Bruzzi, poi c'è Renzi che commette fallo, ma si continua a giocare perché c'è Marchetti che ha allargato sulla sinistra nella zona di Ferraresi, poi c'è un recupero di Nizzoli, adesso c'è qualche botta di troppo che potrebbe essere anche abbondantemente evitata e infatti viene ammonito Ferraresi. Nel Corticella per questo fallo proprio davanti alla panchina di Lucio Brando, ha acceso un po' gli animi. Pronto Del Rossi ad andare alla battuta, Del Rosso all'altezza della tre quarti, batte sulla destra, palla per Aprili che poi trascina nettamente Farinelli che gli aveva sbarrato la strada, fallo di Aprile, calcio di punizione per il Corticella. 60 secondi, poco più, alla conclusione dei 5 minuti di recupero. Punteggio 3-1 per il Corticella. Pronto Bruzzi ad andare all'esecuzione. La battuta lunga con il sinistro, pallone che supera la metà campo, cerca di intervenire Leonardi. Poi c'è un fallo ai danni di Bartolini, siamo ormai vicinissimi alla conclusione di questa trasferta bolognese per il Prato, iniziata con troppe assenze, però con il Prato avanti, ma siamo fatti un po' avvolgere dall'insistenza del Corticella che con molta incisività ha ribaltato il risultato che è finale, perché in questo momento finisce il match al Biavati. Corticella batte Prato 3-1. Stefano Chini vi ringrazia per la cortese attenzione, non ho molto altro da aggiungere, ringrazio per l'ottima assistenza la parte tecnica Franco Sorrentino qui dal Biavati e Paolo Innocenti dallo studio centrale di TV Prato. C'è un po' di nervosismo a metà campo, credo che finita così la partita sia opportuno andare negli spogliatoi e basta. Grazie a tutti, gentili signore e signori. Buonasera.